un'intesa con Coldiretti, dieta mediterranea, se ne fa un gran parlare, ma questo protocollo a chi guarda innanzitutto? Guarda i giovani e per poter insegnare a loro come la maniera migliore di mangiare per prevenire le malattie. E ovviamente su questo l'Ordine dei Medici sposa i Coldiretti in questo progetto, ma non solo, perché ritengo che il progetto debba essere allargato a coloro che fanno ricerca nel settore, come la Facoltà di Medicina di Salerno, dove ad esempio si fanno studi sui nutraceutici. E proprio stamattina, sentendo il prossimo coordinatore della facoltà, mi ha manifestato la sua disponibilità, quella della facoltà stessa, a essere partner in queste iniziative. È fondamentale riparlare di dieta mediterranea per evitare quei tipi di alimentazione che invece inducono le patologie non solo dell'apparato digerente, ma anche cardiovascolare, ad esempio. Come funzionerà questo protocollo? Funzionerà attraverso una serie di incontri divulgativi e la presenza appunto della Coldiretti nei momenti anche formativi dell'ordine, in maniera che possiamo contattare e incontrare le scuole come stamattina e quindi aprirci anche al mondo scolastico. Dico per esempio che a Salerno si sta portando insieme con l'Ordine dei Medici dei progetti per i licei, un orientamento medico per la preparazione poi agli studi della Facoltà di Medicina. Quindi è un ordine che non è chiuso ma è aperto alla società, e che sta cercando di incontrare il mondo della scuola, per così dire, fondamentale per la progettazione, la realizzazione dei futuri uomini della nostra società e donne della nostra società.